Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Continua il tempo incerto in tutta la Toscana. Per questa ragione, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha prolungato a tutta la giornata di oggi il codice giallo tuttora in vigore. Il tempo rimane instabile, con rovesci o brevi temporali sparsi, anche se in miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Un incontro informativo su come prevenire le truffe agli anziani si è svolto al cinema Metropolis di Umbertide. Lo hanno promosso i carabinieri della compagnia di Città di Castello insieme con quelli della stazione di Umbertide. Durante l'incontro, al quale hanno partecipato oltre 60 persone, si è parlato in particolare delle truffe con il sistema del finto incidente. I partecipanti si sono mostrati molto interessati. L'Arezzo piega 2-1 la Vispesaro, vittoria meritata degli Amaranto con qualche sofferenza nel finale. La squadra domina per 70 minuti e segna con Chiosa e Guccione. Poi nel finale un po' di sofferenza dopo la rete di Nicastro. Però Indiani, la squadra di Indiani, sale a quota 41 punti in classifica e quindi la salvezza, che era il primo obiettivo stagionale, di fatto è a un passo. Queste erano le nostre breaking news.